Mister, è arrivata un'altra vittoria nel 2020 e la Fiorentina non poteva iniziare meglio di così questo nuovo anno. Sì, sono molto 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 soddisfatto e orgoglioso per la mia società oggi, perché questo è il quinto derby consecutivamente che le ragazze vincono. La somma è anche più alta se si guardano, se si volessero contare anche i derby con l'Empoli. Quindi è una forma di rispetto assoluto della maglia della Fiorentina che noi abbiamo e che ci teniamo a raccontare. Quindi oggi ho visto le ragazze giocare davvero con una grinta, con un atteggiamento, con un approccio alla partita che è nettamente migliorato rispetto all'approccio che avevamo avuto a Bergamo con l'Orobica. E questo ha fatto la differenza. È un elemento importante, la squadra ha veramente preso questa partita con un'applicazione totale, perché uno, giocavamo contro una squadra che aveva vinto contro Milan, contro Roma, e quindi sapevamo della difficoltà tecnica altissima, poi avevano appena cambiato allenatore. Quindi questo alza la difficoltà. Due, ovviamente questa è una partita per noi crocevia fondamentale per la classifica. Quindi faccio i complimenti alle ragazze perché fare così bene in una sfida così delicata non è scontato. Lo ha detto anche ieri prima della partita, diciamo che il mercato di gennaio per la Fiorentina femminile arriva dall'infermeria e Sì. quindi stiamo vedendo tante ragazze stanno rientrando, è un gruppo veramente importante, una squadra forte, lo possiamo dire. Sì, è una squadra costruita rispetto alla scorsa stagione con delle pedine in più. Nonostante le pedine in più, ad un certo punto di quest'anno, se voi ricordate, tra ottobre e novembre, la rosa era molto corta perché il numero delle infortunate era diventato altissimo. Ora che le stiamo recuperando, questo è il numero ideale che ci permette di avere tre cose. A, competitività interna durante gli allenamenti. B, dei ricambi adeguati quando le ragazze non sono in forma. C, non subire eventuali infortuni in maniera passiva, ma poterli affrontare in maniera attiva con delle sostituzioni che valgono assolutamente quelle che sono in campo. E quindi con i dirigenti abbiamo deciso che questo non fosse il momento di operare sul mercato, se non che per un portiere, vista la partenza in 24 ore di Noemi Fedeli che ci ha praticamente abbandonato e quindi avevamo necessità di una figura di fianco a nostro. Io torno a parlare anche della partita delle protagoniste di oggi perché insomma, Tatiana Bonetti ormai si è abbonata alle triplette. Tatiana è una giocatrice formidabile, no? Però questo, come avete detto voi prima, è un gruppo formidabile. Oggi è difficile dare, no? Capitano quelle partite in cui il talento te la risolve e lo devi ringraziare, ed è successo anche a noi tante volte. Queste però sono gare diverse dove l'espressione corale che fa, perché permette al talento di esprimere la sua forza negli ultimi 10 metri. Quindi questo è un gruppo che sta lavorando forte a livello mentale, che ha mentalità, mentalità, mentalità e ancora mentalità. E con questo atteggiamento mentale il talento può emergere in maniera più spontanea perché ci si ritrova. Tati è uno dei nostri talenti, ma ne abbiamo tanti. Sì, non ci sono dubbi. Alla fine della partita non so se una delle prime cose che ha fatto, al di là di fare i complimenti alla sua squadra, è stata quella di guardare il risultato del Castellani. Ricordiamo che ovviamente Sì. oggi a Empoli c'era la Juventus, un Empoli che comunque ha tenuto testa alla Juventus. Sì, la Juventus sta facendo un campionato incredibile perché vince, non è la vittoria anche davanti alle difficoltà, però credo che mi va pubblicamente di fare comunque un plauso all'Empoli e a Mister Pistolesi che stimo molto perché sta dimostrando, è una rosa di giovani, di fare un buon lavoro e credo che tra colleghi sia necessario sapersi applaudire uno con l'altro. Quando qualcuno fa qualcosa di buono, lui, loro lo stanno facendo. Oggi chiaramente eravamo interessati, avremmo sperato in un risultato perché lo sport è anche questo, no? Non è arrivato, ma mi hanno raccontato di un'altra bella prestazione delle ragazze dell'Empoli e io gli faccio i complimenti perché c'è rivalità territoriale, ma c'è grande, profonda stima e profondo rispetto. Testa ora al prossimo incontro, la Resta Roma vi aspetta. Sì, la Roma ci aspetta, sarà una gara complessa, non l'andata perdemmo. Pur giocando a tratti un grande calcio, però quelle sono partite che vengono decise dal piccolo episodio. Noi non fummo pronti poi ad approfittare delle sette palle reti che creammo nella gara di andata. Ora bisogna avere più forza sotto porta, andare lì sereni, sapendo una cosa: non sarà una gara decisiva. Il campionato è così lungo che comunque sia, saranno altre le sfide e credo che arriveremo a maggio con la classifica ancora in bilico.